Qua che sporco, amore. Vabbè, ciccio bello. Dai, andiamo a fare colazione adesso. Dai, dai, dai. Ciao Barbie. Ciao Barbie. Ciao Barbie. Metti il latte bello caldo. Metti il latte bello caldo, dai. È cioccolato sul vicino. Ecco qua la mia mamma, la mia bubu. Ragazzuole, buongiorno. Stiamo andando a casa. Scusate se non vi guardo, ma per ovvi motivi. Niente, adesso andiamo a casa perché comunque presto per la dottoressa. Stamattina colazione al bar, perché a lei piace tanto fare colazione fuori e per una mattina che non va a scuola me la sono stropicciata e coccolata. E niente, adesso andiamo a casa perché appunto è presto. Comunque la visita è poi alle 11:30, adesso sono le 8:35, quindi direi che stare fuori tutto sto tempo. Adesso il vento si è un po' calmato, per fortuna stamattina c'erano delle raffiche che non ho visto neanche a dire. Sfrutto un attimino di guida, tanto c'è un po' di strada da fare, per spiegarvi il motivo del controllo che voglio fare, perché troppo spesso ha mal di testa. Io spero sia solo una cosa legata o alla vista o al fatto che non è regolarissima di corpo. Adesso vediamo un attimino cosa ci dice la pediatra. Però visto che anche a scuola le insegnanti hanno notato questa cosa, che quando fa dei lavoretti sui fogli poi lamenta mal di testa, abbiamo fatto 2+2 e abbiamo pensato alla vista. Però giustamente la pediatra, prima di farmi l'impegnativa, vuole darle un'occhiata e vedere, insomma, capire se potrebbe essere quello o no, perché potrebbe anche essere legato al fatto che non va molto regolare di corpo, quindi magari porta dei mal di testa. Quindi insomma vedremo, poi vi aggiornerò. Quindi niente, il motivo è questo, perché non volevo neanche farvi preoccupare. So quanto volete bene a Bubi e quindi adesso andiamo a casa e ci vediamo dopo. Ragazze, eccoci qua. Mi sono sistemata un pochino i capelli perché li devo lavare stasera, quindi chi se ne è, però ho fatto giusto un piccolo giro sotto, tanto più su non tengono, quindi solo il fondo invece sì, quindi ho fatto giusto un po' il fondo e giusto per essere un attimino più decente. Poi stasera mi laverò i capelli, faccio una bella doccia e basta. Adesso tra poco usciamo, tra un, non so, penso una mezz'oretta. Volevo uscire un po' prima, per le 11:15, così, perché oggi in paese c'è il mercato e trovare parcheggio è un'impresa. Quindi, visto che la dottoressa è abbastanza vicino al mercato, so già che non troverò parcheggio, quindi meglio uscire un pochino prima e basta. Quindi adesso scendo, così vi faccio salutare Alessandra e stivaletti messi. E vi dirò, mi sto trovando stra bene, mi piacciono veramente tanto, è proprio una coccola metterli al mattino, anche perché sono veramente tanto pelusciosi, tanto caldi, e mi trovo veramente bene, quindi contentissima. Mi dispiacerà quasi quando arriverà il caldo che dovrò togliere, ma mi sono trovata così bene che penso ne acquisterò un altro paio poi tipo estivi, no? Quindi senza pellicciotto. La marca è questa qua, ve la faccio vedere perché, oh scusate,
il gancetto, perché in diverse mi avete chiesto su Instagram, quindi ve la faccio vedere così magari riconoscete il logo. È questo qua con il pino, con l'albero. Wayne Brenner è una marca molto famosa, vedete che c'è anche da diversi anni e fa scarpe davvero di qualità. Giretto al mercato. Eh? Giretto al mercato. Sì. E poi? Dalla? Dalla dottoressa. Eh sì, ci tocca. Ci sono pochissimi banchi, infatti c'è un sacco di vuoti. Perché c'è stato troppo vento questa mattina, quindi secondo me tanti non sono venuti. Di solito qui è tutto pieno. Ma sapete perché io devo andare per forza dalla dottoressa? Perché devo fare il controllo a maldetta. Sì, ma sì, ma vedrai che non è niente, dai. Sì. Pensiamo positivo. Pure. C'ho i capelli da pazzo stamattina, cioè non stanno neanche a piangere perché c'è vento. No, amore, sono bella. Grazie. Andiamo di qua. Che profumino di pollo. Eh? Eh sì. Lei è stata mesi buoni col bacio. Ho dimenticato gli occhiali da sole. C'è il dottore. Dottoressa. Togli il cappello, Io non ho paura. Oh, mamma mia, i capelli pazzi. I capelli pazzi. Ma sistemati. C'ho la spazzolina, la vuoi? Dove? In borsa, la vuoi? Ragazze, allora siamo tornate, adesso poi vi dirò anche della visita, come è andata. Sono venuta comunque a casa, anche se in realtà tra un'ora così devo uscire, però avevo fame, così pranziamo già noi e poi Fede pranzo dopo con Riccardo. Ale è stata bravissima dal dottore e quindi abbiamo preso il coso di Masci Orso, il giornalino di Masci Orso con il kit del dottore. Sì, pronto? Allo? Lo trovate. Perché c'è anche la radio. Lo trovate in edicola. Come le pulizie, vero? Sì, le pulizie. Sì. Allora, sono passata anche al mercato e ho preso due o tre cosine, in realtà niente di che, però vi faccio vedere. Allora, c'era il banco dei biscotti, queste cose qua, che ha prezzi molto molto più bassi anche di cose che si trovano nei grandi supermercati, tipo l'offerta dei Mr. Brownie, che a loro piacciono un sacco, li avevo già presi al mercato. Questa volta c'era l'offerta 3 pacchetti 5 euro e quindi li ho preso questi al super cioccolato. Poi li ho preso questi con gli Smarties, Fede va pazzo per questi qua, e poi questi qui con il cocco, vogliamo parlarne? E poi ho trovato questi qua, i zero zuccheri choco chips, da provare per vedere come sono, senza olio di palma e senza zuccheri. Quindi queste sono tutte cose un po' dolcine. E poi qua niente, adesso metto tutto in frigo perché questa è tutta carne. Ho preso mezzo petto di pollo tagliato a fettine sottili, ho preso quattro spiedini di pollo con insieme appunto il peperone, la salsiccia, insomma c'è di tutto. E poi ho preso anche quattro rollatine, quindi questo qua per ora lo metto tutto in frigo, poi quando torno dal prendere Fede con calma mi sistemo tutto. E qua ho preso della pasta fresca nel mio banco preferito, che adoro perché ha sempre pasta un po' particolare, e ho preso gli agnolotti classici, duetti,
E poi ho preso quelli che faccio adesso con lei, che sono agnolotti con dentro la scamorza. Buonissimi. Il problema è che non mi ricordo. Dovrebbero essere le mezzelune, quelli con la scamorza e quadrotti e questi ravioli classici. Quindi direi che sono questi qua. Buoni. Pappa fatta, era buonissima la pasta ripiena con la scamorza e niente, il giornaletto è questo qua se vi interessa, veramente sempre carino perché poi ci sono un sacco di attività dentro, c'è da colorare, ci sono i fumetti. Ehi, dai, dai, sbrigati che dobbiamo andare a prendere Fede. Ve la consiglio, costa 5,90 mi pare, però c'è anche tutto il kit del dottore col termometrino. Poi c'è questo, lo stetoscopio e i cerottini e il telefonino del dottore. Brava. Ok, ho fatto una scappata velocissima dai cinesi, quelli nuovi. Ho preso un po' di cose di cancelleria, la maggioranza serviva a Fede, un po' di fogli di refill, di ricambio per i quaderni ad anelli e poi quando vado lì è difficilissimo comprare niente, vi dico la verità, quindi ho preso un po' cose per il mio ufficetto, quindi adesso a casa vi faccio vedere, ma niente di eclatante. Allora, vi faccio vedere le cosine del cinese. Ho preso l'emulsio, questo qua non l'avevo mai visto, antistatico per togliere la polvere ma anche igienizzante, il che mi è piaciuto un sacco. Parlo piano perché dormono tutti tranne Federico che è qua dietro di voi. Ciao! Quindi dormono tutti, anzi in questi casi ci andrebbe il microfono, quindi adesso lo vado a prendere. Fede è andato a prendermi il microfono, secondo voi lo troverà? Secondo me no. Allora, modalità ASMR con tanto di ciuffo ribelle che non riesco. No, li devo lavare, ragazzi, non ce la fanno più, cioè sembro una pazza. Io sta frangia, vi giuro, la odio. La prossima volta che vi dico che voglio fare la frangia, gentilmente, gentilmente, ditemi, Roby, ti ricordi quel ciuffo? Non farlo. Ci accontentiamo. Dicevo, ho preso, spero mi sentate bene, parlo piano, è l'unico posto che ho è questo, dovrei metterlo un po' più giù, ma vabbè. Emulsio mangiapolvere antistatico igienizzante, barriera antistatica, la polvere non si rideposita per giorni e nel stesso tempo rimuove germi e batteri. Mi ispirava, perché ce l'ho il mangiapolvere ma senza essere igienizzante, quindi avendo comunque i cani e tutto quanto, mi fa più comodo così. Poi passiamo al mio citrullino, che aveva bisogno di un po' di foglie, ho fatto che prenderne un po'. Ho preso, sperando siano tutti uguali, sì, tre pacchi a righe, fatti così. Ok, sono giusti. Sono giusti, ci mancherebbe che non sono giusti, perché sennò devo tornare indietro. E poi quadretti sempre per le medie, okay. Uno, due e tre. Dietro un po' 1, 2, 3 gel blu che è sempre richiesta da Fede. Poi invece per il mio ufficetto, allora intanto ho preso questo adattatore perché questo microfono ha l'attacco per iPhone, ma che vada, lo terrò per altre cose. Voglio vedere se riesco ad adattarlo anche per lo Smo Pocket, se faccio video con quella, se riesco a utilizzarlo anche per lei. Se non dovesse funzionare può sempre essere utile per caricare l'iPhone con il Type-C o insomma lo utilizzerò in qualche modo. Poi ho preso questa qui col bordino rosa per metterci dentro le fatture, le cose dell'anno corrente e le cose degli anni precedenti. Ho una cartellina spessa e metto tutto lì nelle crystal, però volevo una cosa da riconoscere quali erano di quest'anno.
è quella troppo carina per quando devo farmi i miei calcoli per le tasse, queste cose qua, le percentuali da mettere via per le tasse, eccetera, è troppo carina, la metto nella sulla scrivania che sto un po' sistemando e dovrebbe essere solare, anche se dice batteria inclusa. Forse bene. Batteria, vabbè, perché un la minimo batteria di batteria deve averla, esatto. Batteria interna, ma dovrebbe essere ricaricabile, perché questo è... Vediamo se dice qualcosa. 4 funzioni di memoria, materiali resistenti, alimentazione, energia solare. Qua. Pagata pochissimo, penso sui 4 euro, non di più. Però è troppo carina rosa. La metto poi dopo sulla scrivania. Quindi queste 3 cose... Dopo me le porto su, anzi me le porto già su adesso, le metto nel cassettone e basta. E l'emulsio lo metto sulla lavatrice. Vado, ci vediamo dopo. Mi strucco e volevo aggiornare un attimino, parlo piano perché i bimbi dormono, è tardissimo, sì. Sono molto, aspettate, vi appoggio di qua, sono molto accroccata, ma sto andando a dormire e poi domani devo lavarmi i capelli, quindi chi se ne frega, domani anche, penso che porterò i bambini a scuola tipo così. E poi vengo a casa e dopo c'ha capelli, perché domani è un giorno importante. Ma vi dirò tutto domani, è una sorpresa. Questo qua, super top, ci tenevo a dirvelo, mi ero dimenticata, acqua micellare bifase acido ialuronico, super top. Questo sarà un video ASMR, devo parlare pianissimo. E... non ero molto truccata oggi, però comunque... BB cream, cioè, quindi è mascara ed è bifasico, devo dire che strucca veramente molto bene, ha una base oleosa però idrata la pelle, mi piace un sacchissimo. E quando finirò questo, quello nero della Nivea, che sapete che è il mio preferito, quindi insomma per un po' a livello di struccanti sono veramente veramente a posto. E volevo aggiornarvi, vi dicevo appunto per Alessandra, nel senso che la visita è andata molto bene, in realtà, perché Alessandra è stata impeccabile, sarà che appunto le avevo anche promesso un premietto, perché comunque la sera prima era un po' agitata, patatina, quindi le ho promesso un premietto ed è comunque stata veramente molto brava. La visita è andata bene, nel senso che le ha fatto leggere le letterine, le ha dato un foglio con le letterine e le doveva riconoscerle, perché ovviamente ha 4 anni e mezzo, quasi 5 praticamente, non andando ancora alle elementari e non avendo neanche fatto una base, no, alla materna, che penso le faranno fare il prossimo anno, non sa dire che lettera è, quindi le hanno fatto indicare col dito. E devo dirvi la verità, le ha lette quasi tutte. Proprio la penultima riga, quindi non le piccolissime, ma le quasi piccolissime per intenderci, faceva fatica, la vedevo proprio che faceva un po' così. Poi mi ha fatto coprire un occhio e lei guardava con l'altro. Ma non mi sembra malaccio, cioè nel senso che okay, io sono astigmatica, facevo fatica pure io a vedere queste letterine. C'ho corni dappertutto, quando sono sporchi non stanno neanche a piangere. E quindi insomma, dai, pensavo peggio, vi dico la verità. I dolori che ha quando ha mal di testa sono sempre davanti qui, ha spiegato tutto lei, la dottoressa, non ha voluto saperne. Mamma, parlo io, quindi ha fatto tutto lei. Patatina, è stata veramente brava, davvero, non me l'aspettavo così brava. E vedete che c'è la base oleosa.
Comunque niente, è andata abbastanza bene, vi dico la verità, l'ha pesata, l'altezza, mi ha detto che il suo peso è perfetto per la sua altezza, per la sua età, mi ha fatto i complimenti, è una bimba sveglia. Non ci sono problemi, a parte proprio due o tre cosine da correggere, per il resto... Però appunto anche lei sarebbe più tranquilla, ma ha detto di fare proprio un diario con il discorso mal di testa. Da monitorare, capire. E ovviamente ragazza ha telefonato al CUP per prenotare la visita dall'ottico. E ovviamente con l'impegnativa del mio medico, cioè della pediatra, la prima data disponibile è il 7 giugno. Il 7 giugno. E quindi ci stiamo muovendo per ovviamente andare da un privato, perché anche no, anche no. E niente, quindi i dentini li ho già lavati, i capellacci li ho già accroccati, adesso ovviamente tolgo le mollette, ma vado a dormire così perché fanno schifo. Domani penso a tutto, domani devo anche rifarmi le unghie, guardate qua. L'altro giorno mi sono messa a pulire tutti gli aspirapolveri e mi sono devastata la manicure che avevo appena fatto, cioè proprio schifo, schifo. Domani faccio tutto, tanto ho tutta la mattinata e il pomeriggio di tempo. E basta, io vi mando un bacione, vi terrò aggiornate con il discorso Alessandra, perché so che ci tenete tanto, ma non vi preoccupate, nel senso che non è assolutamente nulla di grave, semplicemente è una cosa che va controllata, perché prevenire è importante, riguarda noi adulti e i bambini. Bisogna prevenire, quando vedete qualcosa di strano, sempre meglio sentire la pediatra o il medico. Poi, meglio un campanello d'allarme fasullo che averlo lasciato lì, rimanere con l'ansia del "e se l'avessi fatto subito, forse sarebbe andata diversamente, chi lo sa". E quindi io preferisco, poi dico sempre così per i miei figli e per me, sempre dopo, e anche lì sbaglio, perché devo imparare a davvero volermi molto molto più bene, ma ci lavorerò su in questo 2024. Spero mi abbiate sentita, perché questo microfono è top, mi piace da impazzire. E mi aiuta in certe situazioni, mi aiuta tantissimo, tipo ora che devo parlare, tipo ASMR. Vi mando tanti baci, ci vediamo domani, perché domani registrerò un mega vlog e anche dopodomani. E anche dopodomani. Vabbè, poi capirete.